Importante traguardo per la storica tombola di Pordenone, che a giorni festeggerà i suoi 150 anni. Questa coinvolgente festa popolare, organizzata dalla Società Operaia di mutuo soccorso e istruzione insieme al Comune di Pordenone, ha avuto luogo per la prima volta nel 1873. L'evento si terrà venerdì 8 settembre, dalle ore 17 in corso Vittorio Emanuele, dove la Filarmonica Città di Pordenone sfilerà fino al municipio. Si proseguirà quindi con il concerto della band Penelope e i Diabolici Tupé. E poi dalle 18.30 tutti con lo sguardo al tabellone per giocare alla tombola. Come da tradizione, l'estrazione dei numeri è affidata ai papu, che faranno ridere tutti dal palco. 150 anni non sono pochi, da lontano 1863 la Stoperaia ha istituito questo, questo evento, che io presumo da, da quello che ho letto nei, nei giornali d'epoca sia, sia nato in sordina. Ma col trascorrere degli anni è diventato un appuntamento fisso per la, per la città di Pordenone. In quanto all'acquisto delle cartelle, chi ha, ha in animo di, di acquistarle, potrà recarsi presso la casetta della Pordenone Pedala in Piazzetta Cavour oppure in alcuni negozi della contrada. Dopo anche abbiamo dei giovani, dei giovanotti, con le cartelle le venderanno anche il momento, quindi chi vuole partecipare a questa Tombola dei 150 anni dovrà trovarsi qua in Piazza Municipio a partire dalle 17. L'estrazione vera e propria però avverrà alle 18.30. Prima ci saranno i Papu, Penelope e i diabolici Tupè, la sfilata della filarmonica che partirà da Piazza Cavour, farà tutto corso Vittorio Emanuele e si fermerà proprio qua davanti. La tombola di Pordenone compie 150 anni, solo due cose l'hanno bloccata, la pandemia e il mantempo l'anno scorso. 150 anni sono un traguardo prestigioso, importante, frutto della laboriosità e dell'impegno della città operaia, nata con scopi caritatevoli di assistenza quando Pordenone aveva i un la Pordenone Operaia di pian piano si è evoluta, si è trasformata diventando un'autentica istituzione culturale della nostra città, eh, che produce tantissimo e che garantisce un'offerta culturale importante per Pordenone. In questo caso però non solamente la cultura alta ma anche quella della tradizione, dell'aggregazione, dello stare insieme e di ripetere un rito che si è un po' perso, cioè quello della tobola, magari avendo un pizzico di fortuna anche vincendola. Capita tra l'altro nel cuore della festa della nostra città, cioè la Natività della Madonna all'8 settembre, quindi una festa all'interno di una festa altrettanto importante.